9634 in diretta ha fatto una domanda molto molto interessante. A me è poco chiaro quanto ha fatto vedere Manuel sulle major e le best currency, cioè dollaro long al 70%. Io cerco coppie major long con dollaro al denominatore. Allora, lui si riferisce al fatto che sui mercati finanziari, l'altro giorno ho fatto vedere, o meglio sul Forex ho fatto vedere nello specifico che esiste un coefficiente di correlazione. Allora, partiamo dal presupposto che il Forex è un mercato dollaro-centrico, quindi se si muove il dollaro americano si muove l'intero mercato, è un mercato da aggredire nel breve e brevissimo periodo. Perché? Perché le banche centrali tenderanno sempre, tramite interventi di politica economica, a ridurre i gap che si creano nel momento in cui agiscono con politiche monetarie restrittive, con le quali aumentano i tassi di interesse, o espansive, con le quali diminuiscono i tassi di interesse. Bene, quindi sul mercato Forex, anche sul mercato Forex, esistono diversi coefficienti. Quello più importante è sicuramente il coefficiente di correlazione. Che cos'è questo coefficiente di correlazione? Tutte le coppie o gli strumenti finanziari sul Forex sono correlati negativamente o positivamente. Se sono correlati negativamente con una certa percentuale che è anche calcolabile matematicamente tramite un semplice foglio Excel, si muovono in direzioni opposte con una certa intensità. Se positivamente, si muovono nella stessa direzione. Ora, all'interno della MT Platform c'è la sezione relativa al correlation field, nel quale abbiamo inserito tutti quegli strumenti finanziari e nella maggior parte dei casi coppie di valute che hanno una determinata valuta al denominatore. Dovete sapere che nel momento in cui si agisce sul Forex, nel caso specifico su coppie di valute, ci sono valuta base e valuta quotata. La valuta base è quella che sta sopra nella frazione, la valuta quotata è quella che sta sotto nella frazione. Noi quando compriamo o vendiamo, vendiamo sempre la valuta base, che è quella che sta sopra al numeratore nella frazione. Quindi abbiamo messo in relazione tutte quelle coppie di valute che hanno sotto nella frazione, al denominatore, la stessa valuta, nel caso specifico nel primo caso dollaro canadese, nel secondo caso franco svizzero, nel terzo caso yen giapponese, nel quarto caso dollaro neozelandese, nel quinto caso dollaro americano, nel sesto caso dollaro australiano e per ultimo, sempre parlando di coppie di valute, GBP. Allora, guardando questo, noi riusciamo a capire se, siccome tutte queste coppie di valute che abbiamo messo insieme sono correlate positivamente, riusciamo a capire se si prospetta, statisticamente parlando, una fase di forte correlazione positiva o meno. Quindi, se noi sappiamo che il dollaro canadese deve essere venduto nella totalità dei casi, nel 60% dei casi, abbiamo un buon coefficiente di correlazione positivo. Ma quello che noi dobbiamo ricercare tra tutti questi è quello con il coefficiente di correlazione positivo più alto in assoluto. Quindi sappiamo che il franco svizzero deve essere venduto nel 100% dei casi, lo yen nel 100% dei casi, il dollaro neozelandese comprato nel 100% dei casi e il dollaro australiano nel 100% dei casi, come anche la sterlina, perché andiamo a lavorare in una fase di mercato piuttosto pulita e quindi aumentiamo le probabilità di comprare e vendere la valuta che più di tutte in quel giorno, o meglio in quell'ora, se si tratta di pre-scalping, ha più probabilità di salire o scendere. Quindi la mia scelta ricadrà tra vendita di CHF e yen, quindi franco svizzero e yen, acquisto oppure acquisto di dollari neozelandesi o dollari americani. Spero che sia tutto chiaro, se così non dovesse essere, continuate a scrivere nei commenti, please. Interessante la domanda di Marco Marzoni che ha posto durante la live di domenico. Ormai stiamo abituando clienti e non clienti ad andare live molto più spesso, perché con il prodotto rescalping, che cosa abbiamo la possibilità di fare? Anziché entrare una sola volta al giorno, entrare ogni ora del giorno, quindi aumentare a dismisura la quantità di profitti per raggiungere tutti i nostri obiettivi finanziari nel più breve tempo possibile. Ma tornando a Marco, ha chiesto un'altra cosa, Domenico: quando scegli la coppia di valute, potresti dire in base a che cosa? Affidabilità o altro, ad esempio? Partiamo dal presupposto che io ho un'esperienza sui mercati finanziari di oltre 16 anni, ormai ho cominciato lontano novembre 2007. Ad un certo punto della mia carriera mi sono costretto ad utilizzare
sul Forex le stesse strategie di copertura che solitamente si utilizzano sul mercato delle opzioni. E quindi ho inserito nel Forex, tramite specifici coefficienti, tra cui il coefficiente di correlazione, il coefficiente beta o velocità relativa e il time decay, strategie come straddle, strangle, strip e strap, con le quali che cosa facevo? Compravo il tempo sui mercati finanziari nell'attesa che il prezzo di una coppia di valute o di uno strumento finanziario prendesse una direzione specifica o a rialzo o a ribasso. Quindi nella maggior parte dei casi, per creare questi portafogli bilanciati da sbilanciare successivamente, che cosa facevo? Operavo ovviamente sulle coppie di valute major, partendo dalle più lente, e quindi magari inserivo la prima operazione long o short su euro contro dollaro americano. Se questa mi fosse andata contro, avrei aperto un'operazione uguale ma contraria su GBP USD, che so essere correlata positivamente perché vanno nella stessa direzione, avendo il dollaro americano al di sotto nella frazione, quindi al denominatore. E poi sbilanciavo il portafoglio nel momento in cui il mercato prendeva una direzione specifica, andando a lavorare sul cross. Quindi le prime operazioni io mi sono sempre costretto ad aprirle sulle major, soprattutto quelle più lente. E quindi cosa faccio oggi? La stessa cosa. Qui siamo all'interno di MT Platform, in versione Roy Scalping, che ci rilascia ogni ora specifiche indicazioni operative che noi dobbiamo necessariamente inserire a mercato, anche tutte, perché poi l'expert le gestirà completamente, in completa autonomia, tutte insieme, destinando uno specifico capitale che noi decidiamo in partenza per ogni singola operazione che partirà a mercato. Per esempio, qui siamo oggi all'interno del dashboard di Roy Scalping, e questa stessa dashboard ci dice che EURUSD è la best currency dal punto di vista statistico, perché per questa indicazione operativa c'è l'affidabilità e la probabilità di profitto maggiore, ma soprattutto la concordanza tra tutti gli indicatori che lavorano sia nella zona centrale che sulle code della curva di Gauss. Ma essendo questo un cross, perché dobbiamo sapere che le major sono tutte quelle coppie di valute che hanno il dollaro americano all'interno o sopra o sotto nella frazione, e se quindi questo dollaro americano non c'è, sono crosses. Essendo un cross, io non lo prendo in considerazione e vado a cercare magari la best commodities, come XAUUSD, che io lavoro spesso, perché l'alta volatilità di questa commodity aiuta a generare profitti più velocemente, oppure se ci sono indici. Quindi, ricapitolando, io mi concentro dapprima nel ricercare se ci fosse una major, poi se questa major non c'è, prendo in considerazione o l'oro, non il petrolio, o gli indici americani o DAX. Nel caso specifico, poi successivamente, che cosa vado a fare? Per sapere se ci sono major da poter lavorare, vado a prendere in considerazione il correlation filter, che mi dice se, statisticamente parlando, andremo a lavorare in una fase di mercato con alto coefficiente di correlazione positivo. Infatti abbiamo organizzato questo correlation filter per valuta, e questo correlation filter ci dice che, per esempio, il dollaro canadese nell'80% dei casi è da comprare, quindi ha una probabilità molto alta che il dollaro canadese possa salire. Stessa cosa per il CHF, stessa cosa per lo yen, stessa cosa per l'NZD, stessa cosa per lo USD. Quindi, siccome io nella maggior parte dei casi inserisco a mercato le major, mi concentro soprattutto per quanto concerne la parte relativa al dollaro americano, che in questo caso specifico è al 75% da vendere, perché bisogna comprare australiano, sterlina ed NZD. Quindi è un dato molto interessante. Certo che se fosse stato il 100% come per il CHF e per il CAD sarebbe stato ancora meglio, ma diciamo che mi accontento. Quindi vado nella sezione esiti di Roy Scalping e cerco quali sono le coppie di valute major, tra cui USD CHF. Vedete, questa è interessante perché il CHF è da comprare nel 100% dei casi, essendo una major potrebbe essere presa in considerazione. Stessa cosa per USDN. Quindi, nel caso specifico, non ci sono indicazioni operative rilasciate per quanto concerne euro contro dollaro americano, sterlina contro dollaro americano, australiano contro dollaro americano, neozelandese contro dollaro americano. Ci sono USDCHF, che è molto più interessante rispetto allo yen, perché, ritornando sulla dashboard, che cosa ci dice la dashboard oraria? Che il CHF è da vendere nel 100% dei casi e lo yen da comprare nel 71% dei casi. Tenendo conto di questo, quindi, io vado a fare che cosa? A
scegliere USD CHF o USD Yen. E quindi inserisco a mercato o in maniera aggressiva vendendo direttamente USD CHF a qualsiasi livello di prezzo, impostando solo il target, oppure in maniera conservativa inserendo il livello di setup prima e il livello di ingresso dopo, nell'attesa che il prezzo raggiunga appunto questi livelli che ho inserito, che faranno partire l'operazione.